La domanda se Marte abbia mai ospitato vita continua a stimolare la curiosità degli scienziati e del pubblico. Questo pianeta rosso, con le sue caratteristiche geologiche e atmosferiche uniche, si presenta come uno dei candidati principali nel nostro sistema solare per rispondere alla grande domanda: siamo soli nell'universo? La NASA, insieme ad altre agenzie spaziali, ha dedicato decenni a studiare Marte, inviando sonde, orbiter e rover per analizzare la superficie e l'atmosfera marziana. Ma cosa abbiamo scoperto finora? E quali misteri restano ancora irrisolti? Iniziamo dalle prove geologiche. È ormai accertato che miliardi di anni fa Marte aveva una grande quantità di acqua liquida. I rover e le sonde hanno rilevato antichi letti di fiumi, delta e persino tracce di grandi bacini, che indicano la presenza di laghi e forse anche oceani. Le immagini raccolte da satelliti e rover mostrano valli e canyon scolpiti da fiumi ormai asciutti, segno che in passato Marte ospitava un ambiente molto diverso da quello attuale. Alcuni scienziati ipotizzano che Marte potrebbe aver avuto un clima simile a quello terrestre, con un'atmosfera più densa che permetteva all'acqua di scorrere liberamente. La presenza di acqua è una delle condizioni essenziali per la vita, ma c'è dell'altro. I rover, come il famoso Curiosity, hanno scoperto composti organici nel suolo marziano. Queste molecole complesse, anche se non dimostrano l'esistenza di vita, rappresentano i mattoni fondamentali per la formazione di organismi viventi. In particolare, il rover Perseverance, arrivato su Marte nel 2021, ha il compito di analizzare queste molecole con strumenti di ultima generazione, cercando di stabilire se abbiano origine biologica o se siano il risultato di processi geologici. Il cratere Jezero, scelto come punto di esplorazione, è ritenuto un antico lago e i sedimenti depositati potrebbero custodire tracce di vita, se mai fosse esistita. Un altro elemento intrigante è la presenza di metano nell'atmosfera marziana. Sulla Terra, gran parte del metano è prodotto da organismi viventi, come batteri e piante. Tuttavia, ci sono anche fenomeni geologici che possono produrre metano, come l'attività vulcanica o processi chimici che avvengono nel sottosuolo. Le fluttuazioni di metano rilevate dal rover Curiosity e confermate da altre osservazioni fanno pensare che ci possa essere una fonte attiva, che sia geologica o biologica. La presenza di metano stagionale su Marte, che sembra aumentare in certi periodi dell'anno, ha acceso il dibattito tra gli scienziati. Alcuni ipotizzano che batteri simili a quelli che si trovano nelle profondità terrestri potrebbero sopravvivere sotto la superficie marziana, protetti dalle radiazioni solari. A questo punto, possiamo chiederci: cosa farebbe supporre l'esistenza di vita? E perché Marte avrebbe perso questa ipotetica biosfera? Per rispondere bisogna analizzare l'atmosfera marziana e il campo magnetico, elementi strettamente connessi alla possibilità di ospitare vita. A differenza della Terra, Marte non ha un campo magnetico globale per proteggere la sua superficie dalle radiazioni cosmiche. Con il tempo, il vento solare ha spazzato via gran parte dell'atmosfera, rendendo il pianeta molto più ostile alla vita. Senza un'atmosfera spessa e un campo magnetico, l'acqua in superficie evapora rapidamente o si congela nelle profondità del suolo. Questo processo ha trasformato Marte da un ambiente potenzialmente abitabile a un pianeta desertico e freddo, come lo conosciamo oggi. Per cercare risposte, le missioni spaziali non si limitano solo alla NASA. Anche l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, e altre organizzazioni internazionali stanno investendo nella ricerca marziana. La missione ExoMars, una collaborazione tra ESA e Roscosmos, ha inviato sonde e un rover progettato per scavare nel terreno, alla ricerca di eventuali tracce di vita che potrebbero essere state conservate sotto la superficie, al riparo dalle radiazioni. ExoMars scaverà fino a 2 metri di profondità, una distanza sufficiente per raggiungere strati di terreno potenzialmente isolati dagli agenti atmosferici per miliardi di anni. Ma perché siamo così concentrati sulla possibilità di vita passata? La risposta potrebbe cambiare il nostro modo di vedere la vita stessa. Se trovassimo tracce di organismi su Marte,
Significherebbe che la vita non è un fenomeno unico della Terra, ma potrebbe essere comune nell'universo. La scoperta di semplici microrganismi o delle loro tracce fossilizzate sarebbe una rivoluzione scientifica. Dobbiamo considerare che, se mai ci fosse stata vita su Marte, sarebbe stata probabilmente composta da organismi estremofili, simili a quelli che prosperano in condizioni estreme sulla Terra, come nei geyser o nelle profondità oceaniche. Questi microrganismi potrebbero aver trovato rifugio nelle rocce o nel ghiaccio sotterraneo, dove condizioni più favorevoli potevano garantirne la sopravvivenza. Oltre ai rover, anche le future missioni umane potrebbero rivelarsi cruciali per la nostra comprensione di Marte. La NASA e SpaceX stanno pianificando missioni con equipaggio per il prossimo decennio e un'esplorazione diretta del pianeta rosso potrebbe rispondere a domande cruciali. Gli astronauti potranno eseguire ricerche sul campo, raccogliere campioni e utilizzare strumenti avanzati per cercare eventuali tracce di vita, accelerando le scoperte in modo esponenziale. Ma le missioni su Marte portano con sé sfide enormi. La durata del viaggio, l'esposizione alle radiazioni cosmiche e la difficoltà di vivere in un ambiente così ostile sono ostacoli che richiederanno soluzioni innovative. In attesa di questi sviluppi, ogni nuova scoperta ci avvicina un po' di più alla risposta alla grande domanda: su Marte c'è mai stata vita? Grazie alle missioni robotiche, alla tecnologia in continua evoluzione e alla futura esplorazione umana, forse un giorno riusciremo a risolvere questo enigma. Nel frattempo, il pianeta rosso continua a stimolare l'immaginazione di milioni di persone, portandoci a esplorare non solo i confini del nostro sistema solare, ma anche quelli della nostra comprensione sulla vita stessa.